Buongiorno a tutti, iniziamo con il primo evento parallelo di questo primo hackathon civico Hack for Inclusion, hackathon che è parte e l'attività diciamo conclusiva, l'attività più calda di un progetto europeo Erasmus K3 che si chiama Inedu. Da circa una mezz'ora le squadre dei ragazzi sono al lavoro e quindi ora noi iniziamo queste riflessioni che abbiamo chiaramente pensato di costruire e di mettere all'atere del lavoro dei ragazzi. E quindi do subito la parola a Silvia Improta, dirigente scolastico di ITET Capitini, che è la scuola presso la quale io insegno anche, per aprire ufficialmente questo incontro. Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi tocca l'onore di fare il benvenuto come padrone di casa, per un progetto che abbiamo in questi ultimi mesi seguito, con grande interesse. Per noi non è la prima volta che ci cimentiamo in qualcosa che serva per dare spazio alla creatività e alla partecipazione dei ragazzi. Credo che da questo punto di vista siamo di fronte alla possibilità di liberare energie importanti. Il progetto Inedu in realtà potrà portare anche dei prodotti interessanti perché è dedicato alle politiche, in qualche modo stiamo lavorando per trovare nuove forme di partecipazione. L'hackathon civico potrebbe essere in effetti un sistema interessante e da questo punto di vista sperimentarlo sul campo, far provare davvero ai ragazzi cosa vuol dire immaginare una campagna di comunicazione non è niente male. Un'altra particolarità, il tema scelto che è quello del contrasto all'odio in rete, è comunque un tema molto attuale. In questi tempi in cui siamo costretti a una distanza continua, a usare strumenti informatici che sono una grande risorsa, ma ovviamente ha tutti i loro problemi di utilizzo, riuscire a dare ai ragazzi con il loro protagonismo una chiave in più per contrastare l'odio in rete ci sembra veramente importante. Devono essere protagonisti loro, questa è la riflessione di fondo. Io a questo punto dal Capitini lancio il saluto a tutti e passo la parola però per l'introduzione al lavoro all'onorevole Anna Scani, che ringrazio di essere con noi per una cosa così importante. Vice Ministro, benvenuta e auguri per questa giornata di lavori insieme a noi. Grazie. Al microfono spento ancora. Tipico, tipico di queste cose. Ormai abbiamo, diciamo, al microfono spento una delle frasi più sentite degli ultimi 6 mesi. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie di questo invito, ma ancora di più grazie per aver organizzato questa bella iniziativa che coinvolge le nostre scuole, i nostri studenti su un tema che è essenziale affrontare all'interno della scuola, che le scuole italiane stanno affrontando con grande serietà, competenza e anche assumendosi una responsabilità cruciale nella formazione dei cittadini, che sono già cittadini di oggi, a maggior ragione sono i cittadini che nel domani dovranno determinare gli indirizzi del paese. Noi parliamo delle generazioni che sono tra i banchi di scuola come dei nativi digitali e questa espressione è straordinariamente abusata nel paese, anche perché nel momento in cui si indica qualcuno come nativo digitale si rischia di fare l'errore di pensare che da questa abitudine nell'utilizzo delle tecnologie, lo vediamo con bambini anche piccolissimi, derivi una consapevolezza riguardo il funzionamento di questi strumenti, riguardo l'impatto che questi strumenti possano avere sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, ma anche sulle nostre relazioni sociali e politiche e su quello che accade all'interno delle nostre democrazie. Faccio un esempio banale, ma molto attuale, quello che è accaduto in queste ore negli Stati Uniti d'America con la decisione prima di Twitter, poi di Facebook ed Instagram di sospendere gli account del presidente americano Donald Trump dopo l'assalto a Capitol Hill, ci dice che queste piattaforme hanno un ruolo
nella democrazia dei nostri paesi e che dall'utilizzo che se ne fa dipende anche in parte il meccanismo democratico. Chiaramente dall'utilizzo che ne fa il presidente molto di più di quello che possiamo farne noi, ma nel nostro piccolo tutti noi siamo responsabili di quello che in queste piattaforme postiamo, condividiamo, di quello che appunto ci accade intorno. E allora dobbiamo rivolgerci a ragazze e ragazzi, bambini e bambine, pensando che sì, sono nati nel digitale e che diversamente dalla mia generazione e da quella precedente non hanno la percezione di una suddivisione netta tra ciò che è, tra virgolette, reale e ciò che è virtuale. Ma è vero che non hanno innata la consapevolezza della portata e del funzionamento degli algoritmi che governano questi strumenti. Allora, una delle funzioni che deve poter avere la scuola insieme agli altri attori educativi, alle famiglie, alle istituzioni, naturalmente al terzo settore, è quella di aiutare i ragazzi ad orientarsi nel mare degli algoritmi che li governa, a farsi le domande giuste, a chiedersi cioè chi decide che cosa ogni giorno vediamo sulle nostre bacheche, perché determinati algoritmi sono stati scritti in un certo modo. Gli americani le chiamano algorithmic accountability ed è un elemento fondamentale del senso di cittadinanza che dobbiamo insieme sviluppare e far crescere anche attraverso la scuola. Anche per questo nella nuova educazione civica si dà spazio, uno spazio importante proprio ai meccanismi della cittadinanza digitale, si cerca di costruire anche all'interno della scuola degli strumenti di consapevolezza maggiore. Naturalmente uno degli elementi a cui più volte si fa riferimento è l'hate speech, cioè tutto quello che nell'online può generare meccanismi di isolamento, discriminazione o addirittura violenza che hanno un effetto diretto sulla vita che è offline. Anche qui dobbiamo stare molto attenti a non confondere la nostra percezione del mondo con quella di questi nostri studenti e studentesse, perché appunto la distinzione tra reale e virtuale è qualcosa di molto labile per chi è cresciuto in un mondo che è di per sé fatto insieme di online e offline. E però, a maggior ragione, dobbiamo educare anche nella scuola all'impatto che l'hate speech può avere sulla vita dei nostri studenti, sulla vita delle persone che ci stanno accanto, e quindi rendere ciascuno consapevole delle conseguenze delle proprie azioni, sia per quello che riguarda le relazioni sociali, sia per quello che riguarda lo sviluppo della personalità e delle opportunità di tutti e di ciascuno. Mi era capitato di dire in alcuni incontri sull'orientamento che pochi ragazzi e ragazze si rendono conto che una delle prime cose che fanno le aziende a cui mandiamo i nostri curriculum per poter essere selezionati è andare a vedere i nostri profili social. Giusto, sbagliato, questo insomma fa parte di un altro tipo di ragionamento, e però ci dice che quello che accade lì è un po' il nostro modo di presentarci al mondo e che quindi anche dalla nostra capacità di essere cittadini consapevoli deriva poi una parte delle opportunità che potremo avere e sviluppare. Quindi a maggior ragione l'iniziativa che voi oggi lanciate assume un'importanza particolare, si inquadra perfettamente nelle linee di indirizzo di questo ministero ed io credo che tracci una strada importante che sempre di più la scuola italiana dovrà sviluppare e che in Europa ci è indicata come una delle fondamentali linee d'azione proprio per fare in modo che le nostre democrazie crescano e si sviluppino nella piena consapevolezza, dando ai nostri ragazzi le competenze che servono per essere cittadini a 360 gradi. Quindi grazie ancora per questo invito, per la vostra preziosa iniziativa, naturalmente buon lavoro e spero di rivedervi presto offline dal vivo, perché tante cose ci ha dato questo nostro poter dialogare a distanza, però abbiamo anche imparato quanto è importante la relazione in presenza e quindi spero di poter recuperare con voi anche questo al più presto. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a lei per l'intervento.
Lo prendiamo quindi come una promessa, magari poi a conclusione del progetto, anche perché appunto il focus chiaramente del progetto è proprio la competenza, l'educazione digitale, la media information literacy e il contrasto all'odio online, che i ragazzi che stanno lavorando, una delle quattro sfide esattamente su questo, e comunque il progetto verte proprio a rafforzare le competenze digitali dei docenti, visto che siamo partiti con una formazione e poi degli studenti. E quindi grazie ancora di nuovo. E a questo punto introduco anche il nostro ospite, che è il professor Carlo Mazzone, che noi abbiamo voluto coinvolgere proprio per poter discutere della questione dell'oggetto di questo nostro primo webinar, che è quello su metodologie didattiche innovative, e quindi provare a ragionare, confrontare delle pratiche e capire appunto come gestire, no, questo cambiamento nel quale siamo tutti coinvolti. Professor Carlo Mazzone, allora io ho messo, anzi sto mettendo adesso nella chat un link di YouTube nel quale si possono poi trovare, io me lo sono un po' fatto un giro ieri, informazioni in merito al suo ruolo, a questo grande successo che ha raggiunto, perché è stato l'unico italiano finalista tra i 10 docenti candidati al Global Teacher Prize. E quindi intanto inizierei a chiedergli, no, cosa, a raccontarci un po' di queste esperienze. Chiaramente questo grande traguardo non è ovviamente casuale, ma è frutto di scelte, di un'esperienza, di scelte anche didattiche, quindi intanto di raccontarci magari un po' questo. Sì, innanzitutto grazie per l'invito che ho accolto con gran piacere, perché credo che poi alla fine quello che possiamo fare è continuare a parlare insieme, no? E costruire qualche cosa. L'uomo solo al comando non esiste in nessun contesto, lo dimostra la storia, lo dimostra, diciamo, il senso, il buon senso, e quindi quello che possiamo fare è parlare tutti insieme, confrontarci, per cui io non pretendo di portare nessuna innovazione straordinaria, ma semplicemente ovviamente la mia esperienza. Quella del Global Teacher Prize è una bellissima esperienza che io invito a fare un po' a tutti i colleghi. Si tratta di, come si è detto, del cosiddetto Nobel dei docenti, e quindi diciamo una competizione tra virgolette, perché la competizione tra i docenti, insomma, è sempre qualcosa che lascia il tempo che trova, no? Non è un campionato di calcio. E quindi però si tratta di mettersi un po' in gioco e sostanzialmente conoscere gli altri che fanno il nostro stesso lavoro, e quindi approfittare in questo modo di sfruttare quella che è l'esperienza. Io mi sono reso conto, riuscendo a stare in contatto con docenti di tutto il mondo, quest'anno eravamo 12.000 di 140 paesi diversi, e confrontarsi poi con quelli che poi sono arrivati alla fine, prima 50, poi 10, è stata un'esperienza enorme anche dal punto di vista umano, perché poi ci si rende conto di essere tutti entità a base carbonio, siamo tutti terrestri, siamo tutti umani, e il senso dell'umanità, che io come evangelista digitale, così ci definiamo noi un po' quelli che fanno del digitale una sorta di missione, cerco di far entrare un po' nelle coscienze comuni il nuovo umanesimo digitale che stiamo cercando di, insomma, di far emergere, affinché il digitale non crei più problemi di quanti non ne risolve, perché poi alla fine il digitale è soltanto uno strumento, non lo dimentichiamo, però è uno strumento che ha
una capacità mostruosa di cambiare interi percorsi storici. Si accennava prima al fatto che Twitter, Facebook, i grandi social hanno in questo momento, diciamo, chiuso e controllato le esternazioni di Trump. Si può avere qualsiasi, diciamo, opinione, no? Però consideriamo una cosa. Dall'altra parte i social chiudono perché vengono chiusi dai governi. In questo caso è il social stesso che chiude qualcuno. E io non sto dando un giudizio morale, dico tecnicamente cosa poi impedisce di far sì che a un certo punto si faccia parlare solo chi diciamo è più gradito a un certo contesto? Qual è l'arma allora rispetto a questa situazione? In my humble opinion, come dicono gli americani, è utilizzare tutti, ognuno, esatto, la propria capacità di leggere la realtà. Questo è un po' il senso di questo approccio. Sì, infatti sono d'accordissimo, perché nelle riflessioni, nel percorso che ci ha portato, no, nel lavoro sia interno, no, nel progetto, ma anche poi nella ricaduta in classe, perché questo progetto per noi ha significato la messa a punto di 10 lesson plan che stiamo, no, riproponendo con gli studenti. E quindi chiaramente una riflessione viene su appunto questi mesi. Quando noi abbiamo iniziato il progetto non avremmo mai pensato di trovarci in questa situazione, no? Anzi, il progetto, diciamo, doveva concludersi adesso. E l'hackathon, ad esempio, l'avevamo previsto in un parco qui a Perugia come una specie di festa. Chiaramente la situazione della pandemia ci ha costretto a ripensare il tutto. Però da una parte bisogna anche chiederci, appunto, se non ci fosse stato questo sostegno della tecnologia, oggi questa cosa non sarebbe stata possibile. Abbiamo dovuto imparare a ripensarci, a trasformarsi. Quando abbiamo iniziato a parlare di fare l'hackathon online, ad esempio, a me personalmente è sembrata una cosa difficilissima, no? Ora siamo qui e proviamo a farla. Quindi la cosa interessante è ragionare intanto sia sulle lezioni, appunto, che abbiamo appreso, sia anche sulle sfide che sono aperte, perché questo discorso, appunto, dell'uso critico, della vicinanza critica, dell'immersione anche critica nel digitale o nella tecnologia è assolutamente fondamentale. Sì, no, assolutamente. Io dico sempre in my humble opinion che siamo in una fase 2, nel senso che la prima fase, che abbiamo vissuto con grande, diciamo, anche emotività e impegno, è stata quella, io parlo della stragrande maggioranza dei docenti e delle persone comuni e dei lavoratori, di apprendere l'uso tecnico, esatto, degli strumenti digitali. E questa cosa, diciamo, in un primo momento è stata abbastanza disorientante per molti, credo, no? Io dico per molti, e non mi ci metto perché ovviamente sono un informatico, no? Faccio informatica da quando avevo 15 anni, adesso ce ne ho 54, quindi insomma qualche linea guida, diciamo, ce l'ho. E siamo però in un secondo momento, che è quello di capire come controllare questo strumento, che, se posso dire, secondo ancora la mia modesta opinione, in certi contesti sta scappando di mano a tantissimi. Mi spiego. Sì. Io, ripeto, sono un informatico e noi usiamo il lavoro agile, lo smart working, chiamatelo come vi preferisce, perché poi sono sempre accezioni che cambiano. Noi nella scuola siamo abituati che abbiamo un acronimo ogni 12 millisecondi. No? E che capiamo e tendenzialmente, quindi, solo noi all'interno a scuola. Sì, assolutamente. Bisogna dire spesso. Tant'è che poi ci sono i meme, insomma. Esatto. Pensiamo a PayPay, insomma, tutti questi, sì, che si, sì, stanno, sì, venendo. Ma poi DAD adesso è complicatissimo. Però dicevo, noi informatici questo strumento lo stiamo utilizzando dagli anni 90, potrà sembrare strano, ma già dal 1995, quando abbiamo superato i 500.000 utenti della rete in Italia, noi informatici già lavoravamo e facevamo telelavoro. Questa cosa che noi abbiamo servito in anni e anni
è stata catapultata nel contesto dell'uomo comune. Io ci scherzo su questa cosa, però ripeto, tra quelli che fanno del digitale la propria professione e quelli che se la sono trovata catapultata addosso, gli è arrivata nel giro di un paio di mesi. E quindi io capisco benissimo che questa cosa sta sfuggendo di mano. Attenzione, che perché è caduto un tabù, quello di fantoziana memoria, per cui il lavoro viene misurato per le ore in cui si è chiusi all'interno di una gabbia che è un ufficio, un'azienda oppure una fabbrica. Moltissimi hanno scoperto con questo strumento che si poteva far lavorare i propri dipendenti o collaboratori, perché poi si chiamano con un'accezione diversa a seconda di quello di come conviene. Sì, di quello che si vuole trasferire, no? E a un certo punto hanno scoperto che, porca miseria, ma io li posso far lavorare davvero e questi mi producono, ma sta cosa sta sfuggendo di mano, perché si fanno riunioni di domenica agli orari più improbabili, si mandano WhatsApp ovunque, si mandano i compiti durante le vacanze, si mandano i compiti domenica e si organizzano queste riunioni così lampo, perché poi dobbiamo discutere della programmazione, della valutazione didattica, delle cose. Signori miei, dico, questa cosa veramente, ragioniamoci un po' tutti. E guardiamo che, come dicevo, il digitale è uno strumento che però, se usato male, può fare danni incalcolabili. Quindi continuo a dire, parliamone, cerchiamo di tirar fuori delle linee guida, perché fra un po' si scoprirà che almeno la domenica o dopo le 8, né riunioni né compiti, a meno che non sono di un gruppo che vuole stare insieme in maniera amicale, vuole lavorare come progetto esterno perché c'ha una sua progettualità, ma che non sia costretto dalle forze che ci controllano. Anche perché questo l'hanno imparato anche gli studenti, perché poi magari noi mettiamo i compiti durante le vacanze, ma loro ti mandano un messaggio a mezzanotte dicendo: ma che dovevo fare, non ho capito, no? Perfetto, quindi chiaramente poi il limite si perde facilmente, no? In entrambe le direzioni, sempre, appunto. Assolutamente. Poi c'è, diciamo, un altro aspetto che secondo me riguarda proprio il contesto didattico, no? Per cui, sempre sommessamente, dico che probabilmente usare lo strumento digitale per poi riportare una lezione frontale, che già, diciamo, lascia il tempo che trova, in un contesto, diciamo, di isolamento fisico, diventa ancora più traumatizzante rispetto a come può essere già traumatizzante una lezione frontale fatta in classe. E quindi, secondo me, a maggior ragione in questo contesto, un po' tutti, mi ci metto anche io, non voglio fare il professorino, perché no, non è un ruolo che mi piace, però un po' tutti dovremmo capire che una lezione fatta a distanza non può avere assolutamente lo stesso approccio di una lezione fatta in aula. E quindi, innanzitutto, attenzione ai tempi, perché effettivamente, al di là delle fonti di distrazione, che in un ambiente domestico, diciamo, sono veramente tantissime, ma attenzione anche un po' alle tempistiche, alla necessità di trasferire una carica emotiva, appassionale, in quello che facciamo, che già dovrebbe esserci in classe, ma in questo momento ancora di più. E quindi poi a un tipo di lavoro completamente diverso, un lavoro che io dico progettuale, che va verso l'imprenditorialità, verso l'autoimprenditorialità, costruire dei progetti affinché i ragazzi, una volta messi di fronte ai progetti, possano vedere i docenti come dei punti di riferimento, non elementi dai quali fuggire. Normalmente, no, i ragazzi che fanno, soprattutto alle interrogazioni, alle cose, dicono: mamma mia, ma lo facciamo pure noi, speriamo che non mi chiede quella cosa, e sistematicamente ti verrà chiesta quella cosa, perché poi c'è la legge di Murphy che dice che se qualcosa dovrà andare storto, sicuramente lo farai nel momento peggiore, no? Certo. Ma il senso qual è? Nel momento in cui noi organizziamo una serie di attività di tipo imprenditoriale, no? Dei progetti mirati che possono durare un mese, due mesi, tre mesi, e quindi che cosa succede? Poiché sono i ragazzi e le ragazze a dover risolvere determinati problemi, noi docenti veniamo visti come punti di riferimento, verranno da noi
per chiederci le cose e per dirci le cose che non sanno, ed è sempre quello che io chiedo loro. Dico, voi venite alle interrogazioni, chiamiamole così, ma ditemi le cose che non sapete, non ditemi le cose che sapete, perché su quelle che sapete io posso fare ben poco. Su quello che non sapete, no, vi posso aiutare. Quindi noi diventiamo all'improvviso, non dico degli amici, perché gli amici ne hanno tanti, noi siamo dei docenti, quindi abbiamo un ruolo diverso, no? Però possiamo diventare effettivamente dei mentori, degli elementi che possono essere un punto di riferimento, e ci apprezzeranno ancora di più, perché chi apprezziamo normalmente? Coloro i quali ci fanno del bene, coloro dei quali ci aiutano, coloro i quali ci danno qualche cosa che noi abbiamo e di cui abbiamo bisogno. Nel momento in cui non riescono a fare una certa operazione, una certa attività, e vengono da noi e noi gli diciamo guarda, si fa così, automaticamente veniamo visti come i buoni e non come i cattivi. Sì, questo assolutamente. Chiaramente questo, no, chiama in causa un ripensamento appunto della funzione docente, del ruolo, delle modalità, del setting, delle strutture, appunto, giustamente, no? Tu dicevi prima, nei primi mesi ci siamo, no, preoccupati di come organizzarsi, però c'è da dire anche che forse, diciamo, negli ultimi anni, mai come adesso, la scuola è al centro del dibattito. Spesso c'è anche da dire che di scuola ne parlano quelli che si ricordano quando ci sono andati, ma poi non la vivono, non la fanno. Quindi ci sono delle idee anche, se vogliamo, desuete, ormai fisse, no? Che sono, riempiono un po' un immaginario forse nostalgico di chi, no, vorrebbe tornare a quegli anni, ma in realtà non rispondono più. E invece c'è da fare un ripensamento. Quindi sicuramente, no, le strutture, se vogliamo, la dotazione informatica, tutto questo è necessario e fondamentale, altrimenti non si potrebbe fare. Però poi quello che interviene sono proprio le modalità operative, no? Tu parlavi infatti di autoimprenditorialità. Io ho dato un po' un'occhiata, ho visto chiaramente che tu lavori molto con loro, no? Con Junior Achievement, quindi con queste simulazioni di imprese, anche noi a scuola, e devo dire con un, come dire, briciolo di orgoglio, però il fatto che noi siamo un istituto tecnico, economico e tecnologico, tu insegni un istituto tecnico, cioè sì. Secondo me questo anche, no, è un dato positivo, perché probabilmente è in queste scuole che spesso si permette di più agli studenti di avere anche dei ruoli da protagonisti, no? Che è un po', tra l'altro, appunto quello che stiamo cercando di fare con l'Hackathon, per poi farci un ragionamento per capire anche che tipo e in che modo può diventare poi una prassi didattica, no, replicabile. Perché sicuramente, scusami, io vedo anche il fatto che lavorano insieme squadre, no, di studenti che non sono della stessa classe, no? E quindi escono, cioè se l'hackathon è qualcosa che rompe gli schemi perché dobbiamo inventare qualcosa, anche questo, no, di muoversi e riorganizzarsi sicuramente dà un'altra spinta. Prego. No, ma sicuramente, in realtà, se ci riflettiamo, intorno a noi tutto è cambiato e tutto continua a cambiare. Se vediamo com'era il mondo 15 anni fa, prima dell'avvento degli smartphone, per intenderci, ci rendiamo conto che c'era un mondo di un certo tipo. Se andiamo a 15 anni ancora indietro, quando arriviamo all'inizio degli anni 80, quando iniziano i primi home computer, cioè c'era un mondo completamente diverso. Però sostanzialmente, se ci riflettiamo, la scuola non è che sia cambiata più di tanto. Se noi entriamo in una scuola, diciamo, normale, la solita scuola, troveremo questa schiera di banchi messi lì, e poi ci sta questa cattedra. Una volta c'era anche l'alzatina, no? Perché il docente doveva stare un po' più sopra, perché doveva dire attenzione, io vi controllo, no? Questa cosa, insomma, probabilmente bisogna ripensare a un po' tutto il contesto. Quando si parlava di banchi a rotelle, insomma, sono stati tutti questi meme, tutte queste cose. Insomma, il banco a rotelle non serve per il distanziamento, ma serve per un tipo di progettualità all'interno della scuola che è completamente diverso dal setting normale. Perché se io voglio far lavorare i ragazzi in un hackathon, e noi ne partecipiamo a tantissimi di questi, no? Di vario tipo, che non è detto che debbano essere per forza di informatica, assolutamente, possono essere di matematica, pensiamo a Kangaroo, no? Certo.
questa bellissima competizione. Io mica posso avere i banchi così, che poi è una sorta di schieramento. A me ricorda un po' tipo il Signore degli Anelli, no? Quando ci sta lo scontro tra gli eserciti opposti. Ma noi dovremmo far capire, infatti a me piaceva spesso quando il distanziamento a cui siamo costretti ce l'ha impedito, di tanto in tanto individuare l'ultimo banco che spesso era vuoto perché c'era qualche assente o qualcuno, e andarmi a mettere lì per costringere i ragazzi a girarsi, no? E a far sì di capire che il professore sta seduto in un banco come loro, è una persona come loro, diversa perché ha delle caratteristiche diverse, ma fa parte della stessa squadra, perché se il professore sta da una parte e gli alunni stanno da è effettivamente il Signore degli Anelli con questi, no? Oppure tipo quello, mi viene in mente quello insomma con le corna che è andato ad assaltare, capito, lì qualche cosa, insomma è un po' diverso, e quindi l'approccio deve essere completamente diverso. Ben vengano questi hackathon. Tu dicevi prima di Junior Achievement, io sono un docente imprenditivo di Junior Achievement, tra l'altro è stata proprio Junior Achievement a candidarmi come per il Global Teacher Prize, quindi insomma continuo a ringraziare la struttura che ormai è una famiglia, e cerchiamo un po' con loro e poi con tutte le forze del territorio di far sì che arrivi l'imprenditorialità all'interno degli istituti. Partecipare a progetti tipo Impresa in Azione, Junior Achievement, è un'esperienza meravigliosa per i ragazzi. Quando abbiamo fatto l'esame di Stato l'anno scorso, no? L'anno scorso didatticamente parlando, e adesso solarmente, i ragazzi hanno presentato all'esame di Stato come progetto quello di Junior Achievement e ne parlavano con gli occhi illuminati. Io spesso sono stato, perché vengo dal mondo dell'azienda, sono stato dalla parte della cattedra che faceva l'esaminatore, per cui quando l'onorevole diceva noi andiamo a vedere innanzitutto i profili social, io dico sì, effettivamente noi andiamo a vedere i profili social, prima quelli LinkedIn ma poi tutti quanti gli altri, e noi cerchiamo nei ragazzi l'occhio della tigre, noi cerchiamo un occhio che faccia capire dietro quanta passione, quanta emotività, quanta energia c'è, e questa energia tu la puoi accumulare nei ragazzi nel momento in cui sei tu stesso energia, e trasferirla e fargli capire quanto è bello lavorare per avere un certo risultato, che poi non deve essere comunque mai fine a se stesso. Cioè, mi permetto di dire che la differenza poi tra il qualsiasi tipo di istituto tecnico piuttosto che qualsiasi liceo non c'è, perché noi innanzitutto prepariamo delle persone e delle umanità che possano vivere la società in completezza. Quindi questo è il primo scopo della cultura. Perché qualcuno dice no, vabbè, l'istituto tecnico è perché devono lavorare in azienda. No, noi intanto possiamo creare delle persone che possano lavorare in azienda, perché creiamo innanzitutto dei cittadini consapevoli. Noi facciamo cultura a 360 gradi, con la possibilità di fare attività laboratoriali ad altissimo livello spesso, che sono poi in qualche contesto quel valore aggiunto, quel pizzico in più, no? Che ti permette di fare delle cose effettivamente molto molto interessanti innanzitutto per i ragazzi. Sì, guarda, non potrei essere più d'accordo, no? Proprio perché io poi tra l'altro appunto insegno italiano e storia, no? E allora capita sempre, soprattutto all'inizio, che magari ti dicono sì, ma la storia a che serve? La letteratura perché la studiamo a che serve? Io dico non serve a niente, e quindi è proprio per questo, no? che diventa fondamentale, proprio perché si deve lavorare, si investe sulla formazione della persona, no? Tra l'altro appunto mi sono data uno sguardo anche a questo libro di cui abbiamo parlato l'altro giorno, dell'altro tuo collega che era stato anche lui candidato, no? Al Teacher Prize, giustamente Giuseppe Paschetto, ma colpito al di là del fatto della riflessione. Ce l'ho qua che lo stavo leggendo, ecco. Non è una pubblicità, però insomma Paschetto Giuseppe è un amico e poi ha scritto davvero tante cose interessanti, pure lui è stato tra i 50 finalisti, sì. Così.
e io credo che si debba continuare a parlarne in maniera esatto. innovativa. E quindi chiaramente al di là del fatto di queste cose che stiamo dicendo, no, importanti poi per l'ingresso nel mondo del lavoro, se vogliamo nella vita adulta, quindi riuscire a dare a questi ragazzi, no, la capacità di avere un'analisi, uno spirito critico, saper risolvere dei problemi, saper anche applicare, no, una creatività che è sempre necessaria chiaramente alla soluzione dei problemi e farlo insieme, cioè collaborare insieme, perché, no, abbiamo iniziato dicendo che l'uomo da solo al comando non esiste, non funziona, e chiaramente è il team che poi fa la forza. E la cosa interessante che lui a un certo punto diceva e che introduce è questo feliciometro, no, che è un concetto interessante, però anche di questo, per fortuna, a scuola se ne parla sempre di più, del benessere, no? Dello star bene a scuola, sia, mi permetto di dire, non solo gli studenti, ma chiaramente anche i docenti, no? Quindi l'ambiente di lavoro è fondamentale, perché poi appunto delle persone che fanno il loro mestiere in maniera soddisfatta sono anche, no, degli insegnanti migliori, ovviamente, e riescono a far star bene anche gli studenti. E quindi su questo chiaramente c'è ancora tutta una strada, un percorso da fare. Ma assolutamente, nel senso che la scuola dovrebbe essere un posto divertente nel quale andare. Lo so che è effettivamente difficile, soprattutto se noi abbiamo in mente la scuola di un tema, ma anche la mia, io ho fatto il liceo, insomma, cosa mi porto di quel liceo? Soprattutto il fatto che, per esempio, spesso invece di portarmi, diciamo, a fianco al Villari, no, che è il classico libro di storia, mi portavo il libro di programmazione piuttosto che le scienze che compravo, perché mi piaceva studiare, ma devo dire non solo le cose che mi venivano proposte. Allora, nel momento in cui io trovo un contesto che è così ricco, dove io effettivamente posso prendere da questo paniere, da questo cesto, no, un po' quello che più mi piace, perché se mi fai lavorare su un certo progetto, io poi alla fine troverò automaticamente anche quella che è la cosa che a me più piace fare, e quindi facciamo un orientamento che non è né in ingresso né in uscita, ma è in uscita, è un orientamento all'interno, ok? Esatto. Che è la cosa più importante, perché poi se ci pensiamo, noi che cosa facciamo con la scuola? Cerchiamo di preparare dei ragazzi affinché possano fare il lavoro che più gli piace, innanzitutto, perché sembra che attualmente ci sia quasi una corsa al lavoro fine a se stesso, perché ovviamente c'è scarsità di questo elemento. Però qual è la benedizione più grande che si possa dare a una persona, se non dire: tu farai il lavoro che ti piace? Io dico spesso che sono un fortunato, perché io vengo dal mondo dell'azienda e continuo a collaborare come consulente con alcune aziende, e dico, io quando andavo in azienda fisicamente, quando ci vado ancora, è come se mi dessero il biglietto per entrare al parco giochi e invece di pagarlo io, me lo danno loro. Io ricordo l'emozione, la gioia di quando da appena laureato ho cominciato a lavorare in azienda, un'azienda informatica che metteva a disposizione davvero un parco giochi di computer, di macchine, di sistemi, che ovviamente io non mi potevo permettere, certo, come singolo, ma l'azienda ce l'aveva e mi pagavano pure. Cioè, la cosa incredibile è che mi pagavano pure. Allora, dicevo, se noi riusciamo a far capire ai ragazzi cosa li accende all'interno, a livello di passionalità, a livello di cose che vogliono fare, e gli facciamo un regalo enorme, e loro ce lo fanno, perché poi la nostra soddisfazione più grande è vedere i nostri ragazzi realizzati, no? Anche a distanza di anni, innanzitutto vederli felici a scuola, ma poi a distanza di anni vederli in un contesto familiare. Io faccio il docente dal 2004, no? Non tantissimo, perché ripeto, ho lavorato in azienda per diversi anni, però adesso ho già dei ragazzi che sono sposati, che hanno figli, vederli realizzati con un lavoro che li soddisfa, insomma, è per noi una soddisfazione enorme, perché noi poi siamo tanti anche papà e mamme rispetto, no, ai nostri ragazzi. Un po' sì. Questo sì, assolutamente sono d'accordo, e anzi aggiungo anche un po' un'altra cosa.
cosa, perché anche io poi sono dal 2006 che insegno, quindi non è tantissimo. Anche io prima ho lavorato in un altro settore, mi occupavo di organizzazione teatrale. E una cosa che ho notato che è molto importante è anche quello di dare loro la certezza, cioè riuscire a farli credere in loro stesso e mettersi alla prova, no? Io questo lo sto vedendo da qualche anno, visto che io a scuola mi occupo anche poi di, in generale, dei progetti Erasmus, ma anche di altri progetti. Allora all'inizio i ragazzi non vogliono partecipare, pensare, no, ad esempio all'opportunità di fare dei tirocini all'estero di 3 settimane, perché hanno timore, non si fidano del loro inglese, hanno paura di stare fuori di casa la prima volta. Poi però, quando hanno partecipato, la raccontano sempre come l'esperienza migliore della loro vita, almeno chiaramente fino a quel momento, la raccontano e ti ringraziano, proprio perché li mettiamo di fronte probabilmente anche a qualcosa un pochino più difficile di quello che loro pensano di poter affrontare, ma chiaramente farlo, già solo farlo, ma poi farlo e riuscire, dà sicuramente una fiducia in se stessi che è fondamentale per poi poter, no, decidere di affrontare altre sfide. Assolutamente, io ho fatto diverse esperienze Erasmus e ti confermo che i ragazzi che hanno poi partecipato avevano una marcia in più. È brutto dirlo, perché poi a nessuno piace fare differenze, no? Però effettivamente avevano una marcia in più. Io sono stato, per dire, in Inghilterra più volte. Adesso l'Inghilterra, insomma, sarà un po' preclusa. Ormai non ci andiamo più. Per la Brexit diventa un po' più complicato. Però io sono stato anche in Irlanda, sempre con questo tipo di attività. E ricordo che quando si parlava della possibilità della Brexit, loro dicevano: ma noi irlandesi, no, noi continueremo, anzi, certo. E quindi probabilmente sarà la nuova meta. Lotteria sarà per loro. Sì. Ma Polonia, Malta, insomma, ho girato un po' con i ragazzi e ti assicuro che i ragazzi, anche per mie esperienze, i ragazzi che hanno fatto questo tipo di attività avevano una marcia in più. E confermo anche quello che hai detto, a volte sono stati restii ad accettare perché non si sentivano in grado di, infatti ricordo qualche alunno nello specifico per la lingua inglese che, insomma, non si sentivano in grado di fare questo tipo di attività, è cosa sbagliatissima, perché non c'è, allora se uno già sa tutto può imparare poco, fermo restando che si è sempre ignoranti, no? Certo. Però a maggior ragione chi ha maggiore necessità deve mettersi in gioco in questo tipo di attività, perché è veramente assolutamente fondamentale. Sì, assolutamente. E un'altra cosa che mi viene in mente è sempre da un altro testo che mi è capitato di leggere qualche tempo fa di uno psicologo, Matteo Lancini, no? Che si chiede di fatto che quale può essere poi una necessità. Il libro si intitola Di che cosa hanno bisogno i ragazzi, cioè quale necessità ci può essere all'interno della scuola, e dice una cosa che mi ha colpito e che trovo interessante, no? Che spesso sia i docenti che gli studenti soffrono di una mancanza di riconoscimento. Allora, se vogliamo, i docenti di questo un po' anche a livello, no, di ruolo sociale in qualche modo, perché la figura del docente, dell'insegnante a scuola e della scuola in generale, almeno, no, negli ultimi anni è stata così quantomeno messa in discussione, se vogliamo, da tanti punti di vista, no? Ora, ripeto, in questo contesto se ne parla qualche volta male, qualche volta bene, però comunque se ne parla ricentrando proprio sull'importanza della scuola, dell'istituzione scolastica come uno dei fondamenti, no, della democrazia, e il ruolo fondante di aiutare a costruire, no, i cittadini e la persona umana. E dall'altra magari gli studenti, no, non si sentono riconosciuti proprio perché in questo, cioè se la scuola rimane una struttura ingessata in una società che cambia completamente, in cui il loro vivere anche attraverso i social è tutto frutto di riconoscimento, quindi probabilmente c'è bisogno anche di interrogarsi su questo, no, su questo reciproco bisogno di riconoscersi in questi ruoli che sono automaticamente diversi, no? In cui probabilmente tutti, sia noi che loro, cioè abbiamo da imparare, perché abbiamo anche da imparare da loro in alcuni aspetti.
Sì, in realtà colgo, mentre mi parlavi mi è venuta un'espressione in mente dialettale, del, io sono terrone, parlo, e orgogliosamente terrone. Giustamente. Terronia, insomma, mi piace. E te ne vanti. No, vabbè, ognuno si vanta delle proprie origini. No, ma giustamente. No, sono un terrone doc. E da noi spesso, quando ci si riferisce agli studenti, si dice gli studenti, no? Però viene detto a volte con un atteggiamento e una, diciamo, un'accezione non proprio, diciamo, buona, positiva. I studenti, come a dire, un elemento che a volte, no, può essere anche di disturbo. E a me questa questa cosa mi ha sempre infastidito, sia quando ero studente, sia quando ero, diciamo, sono diventato prof, perché non ci rendiamo conto che gli studenti siamo noi stessi, nel senso che loro sono il nostro futuro, la casa nella quale abiteremo, sono i nostri figli, i nostri nipoti, in alcuni casi i nostri fratelli. E quindi ripensare la scuola, diciamo, concentrandoci effettivamente su di loro, è una cosa assolutamente fondamentale. Ed è particolarmente fondamentale in questo momento in cui, io lo sto dicendo spesso in questi incontri, vedo un nuovo ultimo banco, che è quello che a me più preoccupa in generale. Normalmente gli ultimi banchi, quelli fisici, sono fatti dei ragazzi che sono meno, diciamo, interessati al dialogo, ma non è detto che sono i peggiori. A volte ti danno quello spunto in più di tanti altri, ok? Però si nascondono, si mettono in fila dietro tutti gli altri, no? E fanno così con la testa per nascondersi. Adesso c'è un nuovo ultimo banco che è fatto delle iconcine in Zoom, in WebEx, in Meet, qualsiasi sia la vostra, diciamo, piattaforma e-learning, di quelle iconcine che si accodano alla fine delle nostre videate perché hanno i video spenti. Sì, okay? Sì. Perché normalmente il software che fa privilegia come posizioni coloro i quali hanno i video spenti e poi nel momento in cui uno sta parlando ti mettono addirittura, diciamo, in prima visione a seconda della modalità di visualizzazione. Però c'è un gruppo di ragazzi che rimane sistematicamente indietro. In alcuni casi si tratta semplicemente di mancanza di volontà di dialogo. In altri casi si tratta di mancanza di sostegno tecnologico da parte di un contesto familiare che non è detto abbia sempre la possibilità di dare 4 computer per la connessione, più 2 telefonini, più una linea decente, più... Io faccio il mio esempio, noi siamo in famiglia 2 docenti e 2 discenti, no? C'ho mia moglie che insegna anche lei e quindi in questo momento sta facendo scuola didattica a distanza. I miei 2 figli, prima e terza media, in questo momento, però grosso modo ognuno ha la sua stanza, la sua connessione, tra l'altro, insomma, certo, un po' ne capisco, i digitali li supporto, ma in quante famiglie c'è la difficoltà anche economica di gestire una certa situazione, oppure quante contrade sono ormai isolate perché non gli arriva, ma neanche la banda larga, ma neanche la banda stretta, gli arriva qualche cappa giusto così perché sono pochi, sono isolati, e quindi le grandi multinazionali o le grandi imprese nazionali che dovrebbero investire non lo fanno. E allora io sto dicendo più di una volta nel mio piccolo, no, come contributo alla discussione, dico: guardate che internet intesa come possibilità di connettersi dovrebbe essere un bene comune, perché tutti hanno il bisogno di essere messi al pari con gli altri. Prima era solo un fatto di informazione, adesso è proprio un fatto di uso, per di cui necessità. L'acqua dovrebbe essere un bene comune, anche se ultimamente si è perso questo senso, però l'acqua, secondo me, dovrebbe essere assolutamente un bene comune, e anche la possibilità di connettersi dovrebbe essere un bene comune. E quindi si sta facendo qualche cosa, però probabilmente, per come evolve velocemente la nostra società, è sempre poco. Bisognerebbe investire molto di più in questo contesto, che io reinserisco ancora una volta
in questo nuovo umanesimo digitale, cioè far sì che in questa innovazione digitale l'uomo rimanga sempre al centro, perché altrimenti effettivamente ci si andrà verso un mondo dove la notizia di ieri, io sono fan assoluto di Elon Musk, no? Di Elon Musk, perché seguo tutte le missioni, però guardiamo quanti soldi vengono concentrati in alcuni contesti unici e guardate poi quanti disperati vanno all'assalto della Casa Bianca. Io assolutamente non li voglio giustificare, però dico che c'è un malessere diffuso, per cui se questo nuovo umanesimo dove i poteri forti, che sono solo quelli tecnologicamente in grado di gestire questa cosa, di avere le posizioni lavorative migliori, avranno la possibilità di avere uno stipendio di un certo tipo, si andrà di nuovo verso i forconi, ci sarà un altro assalto alla Bastiglia, per cui attenzione, dico, ci vuole anche una politica che faccia capire una redistribuzione del reddito di un certo tipo. Non è un discorso comunista, assolutamente, è un discorso che dice attenzione all'essere umano, che deve essere messo al centro di questo nuovo digitale, certo, che dovrà essere umano e quindi umanesimo digitale. Certo, no, infatti è un discorso di giustizia, perché poi appunto un altro dei temi del nostro progetto è proprio quello dell'inclusione, no? E quindi questo discorso chiaramente in questo momento si è parlato, no? E ci sono state si è cercato, no? Dove è possibile, le scuole hanno avuto fondi a disposizione per intervenire, noi solo nella nostra scuola abbiamo distribuito, poi magari il mio dirigente mi potrà correggere se sbaglio, ma credo più di 100-150 computer, connessione a persone e famiglie che erano in difficoltà, no? Quindi però chiaramente ci deve essere un investimento e un ragionamento, una progettualità diciamo più ampia. Ora speriamo appunto che, no, tra le tante risorse che dovrebbero arrivare con questo recovery fund si possa anche, no, pensare alla scuola in questo senso, anche poi come strutture, come edifici proprio, no? Perché probabilmente visto che ci stiamo avviando verso la conclusione, poi c'è una domanda che mi è stata mandata e quindi che vorrei farti, cioè sicuramente da pensare, da ripensare un po' gli spazi, i tempi, anche l'organizzazione stessa delle scuole, gli edifici, sia dal punto di vista energetico, ma anche della gradevolezza, no? Le scuole spesso sono esposti magari caldissimi fino alle 10, alle 11 del mattino, poi freddi, insomma, pensare, e chiaramente però anche una gratificazione del ruolo docente, dell'impegno dei docenti, che non è da dimenticare. Allora, mi è arrivata una domanda che ora ti pongo e mi chiedono appunto quanto si può, no, sperimentare di queste nuove modalità didattiche, no? Che sono, che in qualche modo, no, vengono importate a scuola ma nascono fuori dalla scuola, come appunto Junior Achievement, gli hackathon, cioè quanto questo appunto secondo te può essere utile anche per riportare sia il ruolo docente al centro, no, della sua funzione, ricentrare, ritornare a quel discorso che facevo anche di reciproco riconoscimento e valorizzazione di docenti e studenti, e quanto è possibile, perché chiaramente, no, tu all'inizio hai detto la lezione frontale non si può fare in DAD, magari si potrebbe anche dire che non si può fare neanche in classe, o comunque non si può fare solo la lezione frontale, cioè non si possono fare 60 minuti di lezione frontale, poi una parte di lezione frontale probabilmente la facciamo sempre, no? Perché fai piccoli approfondimenti, dei momenti, però ecco, capire quanto si può portare di questo, diciamo, in quella che è la pratica quotidiana a scuola. Ma io credo che si possa portare tantissimo. Stiamo in chiusura, quindi vado molto veloce. Io dei primi giorni di scuola ho innanzitutto messo me al centro, nel senso come responsabilità, e quindi dopo un paio di giorni, non dico che ho abbandonato il libro di testo, ma ho cominciato a scrivere io appunti per i miei ragazzi, perché li trovavo più mirati, più calzanti e più diretti rispetto a quello che volevo fare. E poi questi appunti sono diventati anche libri di testo, vengono usati sia dai miei ragazzi dell'industriale, sia da altri industriali, sia all'università, e quindi insomma qualcosa c'era, ma mi sono reso conto che dovevano essere i ragazzi a realizzare i propri progetti, per cui addirittura dopo un po'
ho creato, ma già nelle prime settimane, un neologismo rispetto a una mia modalità didattica, che è quella di vivariumware. Ware, che è il classico materiale, e vivarium, perché sia in inglese che in latino significa, c'è sempre, diciamo, la cosa umanistica, perché io vengo da una famiglia di umanisti poi, no? Vivarium, che significa vivaio, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare dei progetti che vogliono realizzare. Nel mio contesto, ad esempio, in terzo, quarto e quinto superiore, dico: ok ragazzi, ma già dai primi giorni, allora noi quest'anno parleremo di queste cose, realizzatemi un videogioco, ok? E loro sono loro che devono darsi l'idea, si dividono in gruppi di 3, 4, 2, 3 persone massimo, e poi con tutta una, diciamo, io ho fatto una struttura tipo scatola, diciamo, di questi poi mi voglio dilungare, però sostanzialmente è così, e sono quindi ragazzi che si vedono da realizzare, quindi, ma attenzione, non è che detto che si possa fare soltanto in informatica, no, se no. Io do un progetto qualsiasi che ha a che fare con un approfondimento, che ne so, dico: ragazzi, allora è successo questa cosa di Trump, no? Mi fate un approfondimento, vi organizzate in gruppi di 3 persone e ognuno mi fa una redazione giornalistica rispetto a questa cosa, e mi, però non, io non vi dico come me la dovete dire. Ma cosa facciamo? Ogni gruppo presenta il proprio progetto agli altri e facciamo le votazioni in modalità, diciamo, online. Ognuno di voi fa un pitch e presenta questa cosa. Ma poi dopo, insomma, l'unico limite è quello della fantasia e della voglia di mettersi in gioco. Certo, certo, sì, 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 sicuramente. Quindi ecco, io, diciamo, a conclusione di questa piacevolissima chiacchierata, un'ultima cosa appunto che mi ero segnata e che secondo me è quella fondamentale, proprio questo, insomma, cioè se l'hackathon è un po' un esempio, no? Una rottura degli schemi, perché è assolutamente interdisciplinare, perché chiama in causa tante competenze, probabilmente bisognerà andare verso questo, no? Non solo la collaborazione dei ragazzi, ma l'interdisciplinarità anche tra noi docenti, cioè insomma uscire un po' ognuno dal suo percorso. Ma questa cosa c'è ovunque, anche nel senso, quando i ragazzi mi fanno il sito web e devono tirar fuori l'idea, io dico: allora coinvolgete i colleghi di italiano, i docenti di italiano, perché insomma vi devono aiutare, quelli di inglese, perché poi, per dire, abbiamo fatto un progetto con Junior Achievement che è una cosa assolutamente fuori dagli schemi, che si chiama Sport Linker, ovvero un progetto che mira a rendere professionale il videogioco, penso un po'. Ma noi prima abbiamo coinvolto i colleghi di matematica della scuola, e poi ci siamo rivolti a docenti di statistica dell'Università degli Studi del Sannio, perché dovevamo fare un algoritmo che professionalizzasse il videogiocatore in maniera scientifica, e questo algoritmo è diventato un po' la nostra ricetta della Coca-Cola. Quindi di più trasversale di questo secondo me non esiste niente. Certo, bellissimo. Allora, visto che, no, mi auguro, intanto ti ringrazio moltissimo per essere intervenuto, e anche questo ringraziamo anche la tecnologia, perché è stato più facile, no, probabilmente riuscire a fare questo incontro, però magari anche invitarti a Perugia in occasione o di qualche progetto di Junior Achievement, vorremmo fare un momento conclusivo e di premiazione dell'hackathon, questo ci piacerebbe molto. Grazie ancora. Sarà piacere, distanziamento permettendo. Certo. Noi ci auguriamo che finalmente con questo vaccino le cose comincino a cambiare. Esatto. Le dita, stiamo tutti molto attenti, e quindi, però insomma, il futuro è nostro. Certo, speriamo, ce l'auguriamo tutti. Non lo so, io ripasserei la parola appunto al dirigente scolastico per magari tirare le fila e concludere questo incontro. Grazie ancora. Grazie professor Mazzone e professoressa Spogli. Solo due battute, perché sono degli spunti che ho trovato molto interessanti. Quando il professore cominciava a raccontare il fatto che noi siamo stati catapultati negli ultimi mesi in una situazione in cui la massa delle persone ha dovuto fare i conti con il mondo digitale, la faccio breve, sicuramente questo è un elemento di cui dobbiamo tener conto, perché è ben diverso appunto assorbire la rivoluzione digitale
nel tempo, con le competenze, oppure con lo studio, oppure con l'uso continuo. L'altra riflessione che mi è sembrata veramente calzante, un po' perché ho fatto l'insegnante anch'io, come potete ben immaginare, e all'epoca mi davano un po' del matto certe volte, però è questa visione del docente come mentore, come punto di riferimento, come colui cui rivolgersi perché non so, non perché devo dimostrare quello che so. Questa mi sembra una chiave di lettura molto importante per capire come possiamo in qualche modo innovare la didattica. Non certo che serve ancora, comunque ancora oggi una spiegazione, servirà ancora oggi un approfondimento, però se noi cominciamo a lavorare con i ragazzi e a farli essere loro protagonisti e noi consulenti, coaching, aiuto, chiamatelo come vi pare, secondo me possiamo fare dei passi avanti importanti. Dal punto di vista tecnico, la valorizzazione, sì, siamo circa 200 che ci distribuiti. Anche questo è un elemento, no? Uh-huh. Nel senso che alla fine le difficoltà di questa situazione sono legate alle famiglie che non ce la fanno, ai ragazzi che si perdono e sicuramente la parte hardware, diciamo, di sostanza, di supporto tecnico ci vuole, però da sola non basta. Da sola non basta perché dobbiamo immaginare un mondo diverso. Ora, senza fare grandi filosofi, ci troviamo di fronte a una situazione che è davanti ancora un po' di mesi e forse converrà non buttare via tutto di quello che abbiamo imparato in questi mesi. Converrà tenerci per buono le cose che hanno funzionato e converrà far leva sulle forze che abbiamo trovato in questi tempi. Per questo vi ringrazio davvero tutti e vi aspetto, spero, dal vivo qui da noi o comunque nella prossima occasione online. Arrivederci. Grazie. Io aggiungo solo un'ultima cosa per tirare le fila, che do appuntamento per il prossimo webinar che parlerà appunto si concentrerà sull'analisi delle fonti e quindi anche avremo come ospite Luca Catalani di Wikimedia, quindi sulle biblioteche. Tra l'altro la nostra scuola è anche una biblioteca scolastica innovativa e digitale, quindi diciamo continuiamo questo filo che poi si svilupperà, si snoderà per tutta la giornata. Grazie a tutti e buona giornata.